Siamo venuti a Tarsia oggi perché si tiene il mercato. Siamo venuti proprio qui perché si tratta di uno dei mercati più ricchi e frequentati di tutto il nord della Galilea. Tant'è che qua siamo proprio molto vicini al confine anche con il Libano e vengono per questo mercato persone da tutti i paesi, le cittadine limitrofe. Infatti si snoda lungo tutto il centro e le vie che salgono proprio all'interno di Tarsia. È arrivata la suora che ci accompagnerà nella visita e quindi andiamo con lei all'interno del mercato. Subito ci siamo diretti al banco delle spezie, che è sicuramente quello che attira di più l'attenzione, il più insolito, perché è uno dei banchi più lunghi dove tutte le spezie sono esposte fresche, vive agli occhi. Per noi è assolutamente un'occasione, perché di solito le troviamo tristemente rinchiuse nei sacchetti e invece qui non solo ce n'è una scelta davvero stupefacente, ma si possono anche toccare ed annusare. Suor Teresa, abbiamo qui delle erbe che di solito vengono utilizzate per infusioni. Ad esempio, che cosa vediamo? Carcadee, quella usano come tè. Poi erba Luisa, anche per con il tè o a posto di tè. E tante cose proprio che usano le gente, più il tè perché è meglio per il stomaco, dicono, come bevanda. Abbiamo qui una grande abbondanza di cereali di cui pressoché non posso riconoscere il nome, ma che qui vengono usati molto abbondantemente. Di che cosa si tratta? Dicono meglio, più leggero del riso. Tutte quelle gente che hanno il riso pesante per loro usano shofan. Che sembrano praticamente dei piccolissimi pinoli nella loro forma, in realtà sono dei chicchi. Ma vengono cotti nella stessa maniera con cui si cuoce il riso? Sì, come il riso proprio, sì, con l'acqua bollente, così. Qualcosa che invece è assolutamente sgranocchiato molto molto frequentemente da tutte le persone arabe. Come si chiama, Suor Teresa, questo? Si chiama bezer, bezer, si chiama bezer ayn shams. Si tratta in pratica dei semi di girasole di cui gli arabi qui fanno un uso abbondantissimo. E come vengono mangiati? E mettono nel denti con facilità, non so, io posso prendere uno. Si posso prendere uno? Certo. Dopo apriendo, ma apro con la lingua, ma adesso per fai vedere. Di una semplicità che è assolutamente impareggiabile per un non arabo. Io ho provato e è molto facile strangolarsi, perché qualche piccolo pezzettino del guscio, del seme, che si sfalda molto facilmente perché è friabile. D'altra parte, se non lo fosse, non sarebbe nemmeno possibile poterlo incidere e poterlo mangiare, ma ci vuole una finezza e un'arguzia di denti che soltanto la pratica e l'abitudine consente di poter fare così velocemente. Cos'è che fa? Pane, poi mettono olio e timo. E questo peperoncini, ma non forti, questi. Che macinano, poi mettono anche sopra il pane. Tutti vengono qua a comprare al mattino di sabato. Tutti, perché loro fanno questi. E vivono proprio da questi soldi anche. Loro comprano quel pane che è mezzo cotto e poi preparano questo e mettono nel forno dentro e fanno per la tette le genti fuori. Eppure un cibo molto salato, sì. Piuttosto saporito, un sapore forte, è insolito che venga mangiato al mattino, quasi fosse un cibo. Con tè alla mattina. Di colazione, come noi mangiamo le brioche. Sì, è vero. Tutte le gente qua, anche i bambini. E noi, come solito, anche io quando ero piccolina, la mamma diceva il timo che dai fai l'intelligenza. Quando specialmente abbiamo esami di matematica, si dice mangiati timo. Da noi si usa il ginkgo biloba, il ginkoba, il ginseng e il timo è una novità. No, veramente qua usano sempre. Vai a vedere tutte le gente, il primo anno in casa, producono, fanno per un anno intero il zatar.
Il manaish zaatar non viene condito soltanto con il tipicissimo timo, che abbiamo visto avere qui moltissime proprietà ed è una novità, non soltanto il sapore piccantino ma anche capacità energetiche corroboranti. Dunque non soltanto questo, che dà il tipico colore, il tipico sapore, il sale, l'olio d'oliva e poi ingrediente che non manca mai nella cucina araba, i semi di sesamo tostati. Questo che mettere anche col timo è un po' come il limone. Sì, sì, questo sì. Vediamo solitamente le fave secche utilizzate per minestre, per risi, per zuppe, ma è davvero una sorpresa vederle in mezzo ai dolci, in mezzo alla frutta secca, quasi che sembrano delle caldarroste. La Palestina è la terra degli olivi e quando la si attraversa è tutto un vedere terrazzamenti dove tra dell'erba secca, perché il caldo secca l'erba, però si vede il verdeggiare delle chiome degli olivi e poi la consumazione delle olive è assolutamente abbondante. Saporitissima e molto corposa, con pasta decisamente croccante. Noi veniamo, tante volte non vogliamo comprare niente, davvero, solo vedere la gente, parlare con la gente, dove eravate, come state, facciamo una parola buona, parliamo con loro, per fare, io dico, il mercato di Tarshiha per noi è missione. Forse i banchi più interessanti sono quelli delle spezie e quelli dell'ortofrutta, perché non c'è cosa più interessante per scoprire una popolazione, il vedere come la terra con i suoi colori, i suoi odori e i suoi sapori entra nell'uso quotidiano che ne fanno nelle famiglie e ci mostra come in realtà la terra sia strettamente vicina alla nostra vita e alla nostra quotidianità proprio grazie alla forma più umana che è il nutrimento. Thank you.